Presidente De Nicola, qui al Salone Nautico lei è chiamato anche a relazionare sulla sostenibilità ambientale, segno che insomma i progetti del porto di Andorra incominciano ad essere apprezzati anche al di fuori del territorio. Sì, siamo molto contenti perché siamo qui oggi anche come delegati di Assonat. Tra tutte le marine italiane ci hanno chiesto di poter relazionare in base al cammino etico e poi concreto delle azioni realizzate nel nostro porto turistico in questi 3-4 anni. E quindi siamo qui a questo convegno promosso da AMIO Genova a parlare di sostenibilità ambientale all'interno appunto della gestione di quello che può essere la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nelle marine e quindi di tutta quella normativa sopravvenuta nel 2021 sostitutiva della precedente di disciplina puntuale appunto della raccolta, dello smaltimento e anche delle quello che riguarda i punti speciali ad hoc per raccolta dei rifiuti pericolosi all'interno dei porti turistici.